Buongiorno, noi siamo due liberi professionisti e l'intervento di oggi vi presentiamo la formazione di sinkhole da collasso di cave sotterranee attive in provincia di Verona. L'intervento si sviluppa, diciamo, indicativamente secondo questi punti e quindi un rapido inquadramento geologico-geomorfologico, la cronologia dei dissesti. Gli studi e le indagini di carattere geomeccanico e geofisico che abbiamo condotto, la problematica di carattere geologico che è stata alla base dei dissesti, gli interventi di messa in sicurezza che abbiamo adottato nelle aree di cava dove era possibile accedere in sicurezza e infine la riprogettazione dello schema di coltivazione della cava. Al fine di evitare l'avvenimento di altri dissesti di questo tipo. Allora, ci troviamo in provincia di Verona, nell'area nord-orientale della provincia, nel comune di Grezzana, e sui Monti Lessini, che sono delle dorsali ad andamento nord-sud, che costituiscono il margine settentrionale della provincia di Verona. Questa è una foto degli imbocchi delle cave in sotterraneo. Dal punto di vista geologico, gli strati produttivi, quelli che la cava attraversava, sono principalmente il biancone, che si chiama anche maiolica, insomma, che comunque sono dei calcari marnosi fittamente stratificati, bianchi, e secondariamente la parte superiore del rosso ammonitico. E questa è una panoramica della cava. Allora, la cava è una cava in sotterraneo coltivata fin dagli anni 50. Il metodo di coltivazione è a camere e pilastri. L'altezza delle gallerie, è variabile dai 6 metri fino agli 11,5 metri. L'area della cava in totale è di circa 300.000 metri quadrati. La profondità della cava rispetto alla superficie topografica variava da varia da un minimo di 6 metri fino a un massimo di 130 metri per come è la situazione attuale della coltivazione della cava. Lo schema di coltivazione adottato dagli anni 50 fino all'attuale era appunto quello delle camere pilastri. I pilastri hanno un diametro variabile con un diametro minimo di 6 metri fino a diametri massimi intorno ai 10 metri e le gallerie, diciamo le camere, hanno una luce variabile fra i 6, gli 8, massimo i 9 metri. Allora, qui c'è un elenco della cronologia degli eventi franosi che si sono verificati. Nell'ottobre 2011 c'è stato il crollo principale in sotterraneo, dove sono crollati circa 90.000 metri quadrati di cava. È crollata la parte centro-occidentale della cava. Sono crollati inizialmente due grossi nuclei che nel giro dei 5 mesi seguenti si sono uniti e leggermente ampliati per un totale di 90.000 metri quadrati. In superficie il crollo in sotterraneo ha generato due sinkhole del diametro di circa 20 metri e con una profondità fra i 15 e i 20 metri. Nell'agosto del 2012 c'è stato un avanzamento limitato della frana in sotterraneo, in cava, che in superficie ha dato origine a un terzo sinkhole relativamente piccolo, cioè del diametro di 6 metri e con una profondità fra i 10 e i 15, però ha generato anche una zona che ha iniziato ad andare in subsidenza a monte del terzo sinkhole. Poi nell'ottobre del 2013 è collassata un'altra parte della cava di circa 40.000 metri quadrati e quella parte della cava era la parte, diciamo, più prossima alla superficie topografica e ha generato altri 5 sinkhole, oltre a due frane di scivolamento in terra, dove la copertura era prevalentemente terrigena, e una frana rototraslazionale in roccia. Questa è una foto, diciamo, panoramica diciamo, della zona dove si sono formati
i vari sinkhole. L'1 e il 2, l'SH1 e l'SH2 sono i due sinkhole che si sono formati nel 2011, l'SH3 è quello del 2012, tutti gli altri sono quelli dell'ottobre 2013. Dove ci sono l'SH1, 2 e 3, la copertura rispetto alla cava è intorno ai 50 metri, e invece tutto l'altro gruppo dei sinkhole, chiamiamoli più recenti, la copertura variava da un minimo di 6 metri fino a un massimo di 20-25 metri. Questa è la foto con il drone dell'area interessata dai sinkhole, la carta geomorfologica di superficie sempre della zona. Queste sono delle foto del fenomeno di collasso in sotterraneo dei pilastri, e queste sono delle foto, diciamo, del superficiale con la strada di accesso alla cava, un capannone agricolo che c'è in quella zona, i sinkhole e gli imbocchi della cava, e dove la copertura era più bassa, il materiale franato è uscito anche dagli imbocchi, e la frana rototraslazionale in roccia, sempre dove la cava era più superficiale. Gli studi che sono stati condotti sono state delle campagne di sismica profonda, dei rilievi topografici di dettaglio per valutare la subsidenza. Il rilievo aerofotogrammetrico con il drone, lo studio geomeccanico della cava, l'installazione di fessurimetri e le tomografie sismiche, di alcuni pilastri tipo. Allora, lo studio con i fessurimetri, diciamo che è risultato come elemento di previsione dei crolli poco efficace, nel senso che avevamo spostamenti di alcuni millimetri, in altri casi non avevamo spostamenti, però dopo abbiamo avuto l'avanzare della frana in sotterraneo oppure il collasso. E questa è la carta geomeccanica, è stato realizzato invece uno studio geomeccanico di tutta l'area di cava e il rilievo geomeccanico ha messo in evidenza tutto un fascio di discontinuità ad elevata persistenza, che sono quelle in blu che caratterizzano la parte tutto il margine occidentale della cava. L'indagine geofisica profonda, di cui adesso riportiamo i due profili più significativi, diciamo, è stata condotta al di sopra di una delle due zone collassate in sotterraneo all'inizio, alla fine del 2011. I profili di geofisica hanno dato due informazioni importanti, un'informazione che è quella che riguarda la zona che sapevamo collassata in sotterraneo e che la geofisica ha visto bene, però la geofisica ha visto molto bene il fascio delle discontinuità ad elevata persistenza che aveva rilevato tutto il rilievo geomeccanico condotto in sotterraneo. E praticamente le discontinuità che vede la geofisica sono praticamente nelle stesse posizioni di quelle che sono state rilevate in sotterraneo con il rilevamento geomeccanico. Anche il secondo profilo vede la stessa cosa, cioè vede il fascio delle discontinuità alla mesoscala e poi ovviamente il collasso che era già avvenuto. Queste sono altre due interpretazioni dei profili condotti. E adesso passo la parola al mio collega Sì. per la parte di topografia. Secondo solo una comunicazione di servizio, chi ha i poster nella sala poster entro le 5 deve portarli via. Quindi siccome manca poco che si affrettino chiunque ha i poster. Scusa, prego. Allora, parallelamente a tutti gli altri programmi di monitoraggio che abbiamo messo in campo, abbiamo attivato fin da subito un piano di monitoraggio topografico di superficie. Questo aveva l'obiettivo di, ovviamente, di misurare e monitorare le deformazioni già presenti nel territorio, e poi quello di ottenere indicazioni potenzialmente utili a prevedere eventi futuri di collasso. La rete è costituita circa da 70 punti fissi, di cui una parte nella parte dove c'è stato il dissesto, che è quella circondata in azzurro, che è circa di 4 ettari.
per poi invece essere estesa per tutta l'area interessata alle attività estrattive in sotterraneo di circa 30 ettari. Il punto che vedete nella fotografia è il tipo di punto materializzato. Si è dotata nel primo anno una precisione dell'ordine del millimetro con doppia misurazione, una GPS statico con stazionamento almeno di un'ora su ogni punto e poi seguito con stazione totale, e questo ci ha permesso di evidenziare alla fine del primo anno che le dilatazioni naturali di terreni, specialmente nelle zone distanti dall'area estrattiva e dall'area di dissesto, era maggiore dell'ordine del centimetro, per cui nell'anno successivo si è cercato di ridurre un po' le spese, anche perché ogni campagna di rilevazione durava 8 giorni, adottando una precisione del centimetro e mantenendo al millimetro lungo la viabilità pubblica. Questo ci ha permesso di ridurre in una giornata i rilevamenti e quindi anche i costi. Dopo 2 anni di rilevamento abbiamo dedotto che il piano di monitoraggio di superficie topografico non ci può dare informazioni necessarie a prevenire i fenomeni di collasso. Emblematico è l'elaborazione del punto P15, che è esattamente era posizionato sopra ognuno degli ultimi sincolli avvenuti nell'ottobre 2013, proprio nello stesso punto, in cui si vede che nel tempo pregresso alla fluttuazione dell'ordine della dilatazione dei terreni per umidità e temperatura, e poi 5 giorni prima è stata fatta l'ultima rilevazione, non ha detto nessuna informazione, e poi è collassato. Quindi, mentre il punto S26, che invece è nella zona di subsidenza che diceva la dottoressa Gradizzi, dove il crollo in sotterraneo aveva una copertura di più di 120 metri di superficie, quindi il crollo non è riuscito ad arrivare in superficie, ma ha creato una subsidenza, e invece il piano di monitoraggio ha evidenziato l'accelerazione della subsidenza. Abbiamo avuto 1 metro circa di subsidenza per un diametro di circa 30-40 metri, e poi l'assestamento seguente. Quindi abbiamo visto che il piano di monitoraggio è utile nell'assestamento, nella verifica degli assestamenti, ma non dà dati per monitori. Continua la dottoressa Gradizzi. Abbiamo condotto anche l'indagine tomografica su dei pilastri tipo. Questa rappresentazione qui è quella di un pilastro danneggiato, dove si vede chiaramente, diciamo, la rottura centrale e la riduzione a 45 gradi. E quest'altra invece riguarda un pilastro più sano e non si hanno particolari deformazioni, l'andamento è regolare. E alla fine, diciamo, degli interventi e delle indagini che abbiamo condotto, la conclusione è stata che la presenza di questo fascio di discontinuità e o faglie ad elevata persistenza e ad elevata continuità hanno ritagliato l'ammasso roccioso sede della cava, e quindi i pilastri hanno creato come dei grossi diedri parzialmente svincolati fra loro. Si vede bene anche, diciamo, nella figura quella prima della geofisica, nella quale proprio le faglie ritagliano queste grosse fette di ammasso roccioso. A questo punto i pilastri realizzati nella cava sono trovati a sopportare un carico sia assiale sia di taglio, per il quale non erano stati progettati, sono andati in crisi, hanno iniziato a crollare e per taglio poi hanno anche scalzato altri pilastri che erano nelle vicinanze, e si è innescato, diciamo, tutto il fenomeno di collasso della cava in sotterraneo. Una volta capita, diciamo, l'elemento geologico-geomeccanico che aveva portato al collasso, sono stati realizzati degli interventi di messa in sicurezza. Qui si vedono i fasci di discontinuità che tagliano i pilastri e si può vedere l'elevata persistenza di queste discontinuità che andava avanti per diverse centinaia di metri. Gli interventi di messa in sicurezza che sono stati realizzati sono stati possibili solamente in corrispondenza del margine orientale della frana in sotterraneo,
perché in corrispondenza del margine meridionale le condizioni di sicurezza nella cava non permettevano l'accesso dei mezzi e delle persone, quindi non sono stati realizzati. È stata realizzata una chiodatura con dei chiodi autoperforanti della lunghezza di 6 metri, perché più lunghi non si riusciva a farlo operativamente dentro la cava, e quindi è stato realizzato come una doppia fila di questi chiodi a creare come un supporto, come un muro centrale. Dopodiché sono state realizzate delle cerchiature dei pilastri che si trovavano nelle condizioni più critiche, sempre diciamo tutto intorno al limite della frana in sotterraneo, ed è attualmente in fase di realizzazione un argine di contenimento a massa, cioè un argine che lavori a massa e a resistenza passiva per evitare che futuri crolli possano interessare. Qui si vedono interventi di chiodature. Queste sono le cerchiature che abbiamo, le ultime cerchiature fatte dei pilastri. In fase iniziale le cerchiature dei pilastri erano state fatte con delle travi per aumentare la capacità portante e la resistenza uniassiale dei pilastri. Poi, mano a mano che siamo andati avanti con gli studi, abbiamo capito che il problema di questi pilastri era prevalentemente di una carenza di resistenza al taglio, e quindi è cambiato l'intervento di supporto. Quindi dalle, diciamo, dalle travi siamo passati al rivestimento con reti, al rivestimento ogni 20 cm con dei cavi d'acciaio tensionati, e successivamente al rivestimento con 15 cm di spritz beton. Qua vedete il pilastro 156 che è cerchiato, diciamo, usando i cavi d'acciaio. Quello che c'è dietro invece ha le putrelle, perché i primi interventi li abbiamo fatti per aiutare i pilastri a reggere a compressione. Dopo abbiamo capito che la problematica principale era la resistenza al taglio, e quindi abbiamo cambiato metodo di intervento. In superficie abbiamo proceduto alla realizzazione di drenaggi e alla riprofilatura del versante. E l'elemento principale, diciamo, che abbiamo indagato, ecco, è stato che l'unico indicatore veramente affidabile dei collassi che si sono avuti è stato lo stato compressionale dei pilastri vicini alla frana in sotterraneo. Cioè i primi 4 ordini di pilastri dal limite della frana in sotterraneo avevano degli stati di compressione visibili che andavano mano a mano aumentando, e quindi si passava dall'apertura delle fessure alla caduta di frammenti, al detensionamento del colletto del pilastro, e diciamo l'aumentare dello stato tensionale dei primi 4 ordini di pilastri al limite dell'area di dissesto è stato l'unico vero elemento che ha corrisposto al collasso ulteriore e all'avanzamento della frana in sotterraneo. E alla fine, dopo aver realizzato gli interventi di messa in sicurezza per quanto possibile, le attività della cava sono riprese e attualmente sono in corso. È stato cambiato lo schema di coltivazione, si è passati dalle camere e pilastri alla realizzazione di gallerie e setti, in modo che a questo punto il setto ha geometricamente un'elevata resistenza al taglio, molto di più del pilastro, oltre ad avere comunque un areale maggiore e quindi resistere comunque anche di più a compressione. Al di sotto della viabilità principale sono stati realizzati dei mega pilastri, diciamo, in modo che la viabilità sia comunque salvaguardata, e l'andamento del fascio delle discontinuità principali rilevato è stato proiettato nella zona di cava ancora da coltivare, e i setti sono stati posizionati ovviamente al di sotto di queste discontinuità in maniera da avere da poterle sorreggere. Grazie. Bene, grazie. Sicuramente è un caso in cui l'opera del geologo, in corso d'opera però, sì. Ho capito che mano a mano che vi trovate di fronte al problema, in realtà non era stato previsto all'inizio, no. Quando la cava era stata autorizzata,
avete cercato, e soprattutto la cosa importante, avete cambiato il metodo di coltivazione. Sì. Avete, e l'importante è che vi siano stati a sentire, abbiamo sentito il parere. Ho crollato un terzo di cavo. Certo. Diciamo che hanno capito la lezione. Esatto. Diciamo. Se ci sono domande per la collega, prego. Sì, Druzzolani, collega. Grazie. Volevo chiedere alla dottoressa Gradizzi, sì, cioè che quello che stupisce è il fattore di scala, non solo del fenomeno, ma anche della, come dire, dell'ambientazione che ha consentito il manifestarsi di questo fenomeno. Io credo che forse il permesso di cava si sia incrementato nel corso degli anni. Voglio dire, senza magari tener conto appunto degli effetti, come dire, di scala, non nell'andare a operare su un, come dire, un massiccio, no, roccioso, non con quelle caratteristiche, e quindi ci si doveva quasi aspettare degli effetti dissimmetrici, di carichi, no, dissimmetrici, perché non si poteva ipotizzare, come dire, un reticolo coerente, no? E parcellizzato sempre alla stessa maniera, in modo che i pilastri, no, potessero essere caricati e potessero essere, come dire, predisposti per resistere alle sollecitazioni di taglio di quel tipo. Voglio fare una domanda indiscreta. Vista la dimensione, se ricordo bene, 300 ettari circa. 300.000. Quanto? 300.000 metri quadrati. Sì. 30 ettari, scusi, sì, giusto. 30 ettari. Quanto è costato il rimettere in sicurezza? Insomma, 400.000 euro. 400.000 euro. È costato 400.000 euro. Sì, la cava è una cava che fa carbonati per l'industria. Sì, sì, chiaro, lo capisco. Però sì, la messa in sicurezza è costata molto. E stiamo parlando di messa in sicurezza del sotterraneo e messa in sicurezza del superficiale. Certo. Il sotterraneo, diciamo che la cifra è praticamente quasi divisa a metà fra quello che è costato mettere in sicurezza il sotterraneo e quello che è costato mettere in sicurezza il superficiale, perché il superficiale siamo intervenuti con drenaggi profondi, perché ovviamente i sinkhole e soprattutto le due frane in terra hanno cambiato il regime idraulico e idrogeologico di tutto il versante, quindi hanno intercettato due vallette, avevamo acqua dappertutto, veramente un disastro. Quindi è quasi costata di più la messa in sicurezza del superficiale rispetto alla messa in sicurezza del sotterraneo, anche perché in sotterraneo ci sono state zone dove è stato possibile intervenire e zone che l'unica cosa che abbiamo potuto fare è stato lasciarle crollare, perché era troppo rischioso mandare delle persone a chiodare e dopodiché il sotterraneo, dopo, diciamo, la doppia rotaia di chiodi lunghi autoperforanti iniettati e la cerchiatura dei pilastri, adesso è prevista la realizzazione di un argine che lavorerà in maniera passiva, quindi lavorerà a massa, e che quello ovviamente, fra virgolette, non ha dei costi, cioè è una cosa che realizzano però a costo zero, e quindi l'intervento di messa in sicurezza passiva sarà a costo zero. Poi volevo dirle a riguardo della prima parte del suo intervento, io sono stata chiamata quando c'è stato il primo crollo, e forse credo anch'io che c'erano delle cose che forse si potevano fare prima, altre no, alcune forse sì. Dopo però forse si tende sempre a pensare che se una cosa è andata bene per 60 anni, cioè quella cava lì era aperta da 60 anni, non avevano mai avuto problemi, l'idea un po' di tutti era sono 60 anni che va tutto bene, perché dovrebbe succedere qualcosa adesso, ecco. E quindi forse certe cose, anche magari cambiare uno schema di coltivazione, non era nelle loro priorità, perché se per 60 anni era andato tutto bene, perché avrebbero dovuto cambiare lo schema di coltivazione, ecco. Non ci sono state casualty, non ci sono stati morti, no, perché
come la maggior parte dei fenomeni di crollo in roccia sono avvenuti di notte. Diciamo che statisticamente i fenomeni di crollo in roccia prevalentemente avvengono nelle ore notturne, e anche questi sono avvenuti tutti nelle ore notturne, per fortuna, e quindi in cava non c'erano gli operai. Grazie. Sì. Solo una curiosità, c'è stata una correlazione con le piogge, per caso, tra crollo e piogge? Allora, abbiamo cercato di mettere in correlazione, diciamo, la piovosità con... però noi non l'abbiamo trovata, sinceramente. Ecco, abbiamo trovato una certa correlazione con la sismica, diciamo, nel senso che i primi eventi c'era stato un terremoto non altissimo, sempre 3.5-4, perché nella nostra zona non sono terremoti particolarmente forti, però l'epicentro era abbastanza vicino, quindi abbiamo trovato una certa correlazione con la parte, diciamo, sismotettonica, che quindi tornerebbe bene con la causa del fascio delle discontinuità. Però con la piovosità non abbiamo trovato grandi riscontri, anche se effettivamente i due fenomeni principali avvengono entrambi ad ottobre, che è la ripresa, diciamo, della, è l'autunno, che nella zona, diciamo, del Veronese è la ripresa della piovosità, insomma, ecco, significativa. Però no, non grandi correlazioni, sinceramente. Ecco. La cava in sotterraneo è asciutta. Proprio non ha mai avuto. Io pensavo al carico sovrastante, ha incrementato durante le piogge. Comunque è interessante la faccenda dei crolli avvenuti di notte, perché di notte magari ci sono variazioni mareali, per cui c'è una diminuzione, sia pure impercettibile, della gravità, sì, come per le maree in mare. Ok, grazie. Grazie, e allora chiamo subito a... c'era un signore che voleva fare una domanda, sì, c'è una domanda, scusi. Dalle immagini pratiche si vedevano... Scusate. ...fabbricati... Ripeto. Dalle immagini topografiche si vedevano strade in superficie, fabbricati produttivi e forse anche residenziali. E così la domanda è: cosa è successo in superficie riguardo a queste strutture? Come si comportano adesso e cosa si prevede per il futuro? Sì, prego. Signore. Si può ripetere, sì, a voce più alta. Chiedevo, visto che ci sono delle strutture, delle strade in superficie che abbiamo visto dalle immagini in topografia, delle fabbricati produttivi, delle abitazioni e forse anche altre attività antropiche, la domanda è: come si è comportato questo fenomeno nei riguardi di queste strutture antropiche e cosa si prevede come evoluzione futura? Allora, sopra c'era un capannone agricolo. Il capannone agricolo è quello che ha subito i danni maggiori, perché se avete visto le immagini è quello, insomma, che alla fine è praticamente circondato dai sinkhole, quindi il capannone agricolo fin dall'inizio è stato dismesso e adesso è tuttora dismesso e verrà abbattuto, ecco. E lì di sicuro non sarà più possibile, insomma, rifare un'attività. Dopo la viabilità principalmente coinvolta era la viabilità di accesso alla cava, cioè queste foto qui che vi ho fatto vedere erano le strade di accesso alla cava, quindi funzionali, diciamo, all'area di cava, e sono state rifatte in un'altra zona, e quindi sono, per quello che riguarda l'accesso alla cava, è stata rifatta l'accesso alla cava in un'altra zona. Il capannone non è più accessibile e il proprietario verrà rimborsato dai proprietari della cava, ovviamente, perché per quello che riguarda il capannone, insomma, diciamo che è evidente che è circondato dai sinkhole. Mi risulta che c'è una strada provinciale che è stata abbandonata, quindi è inutilizzabile. È stato fatto un bypass a monte. E si prevede che durerà questa cosa?
Si prevede che allora qui magari dovrebbe rispondere la provincia di Verona più che io, ecco, perché io lavoro per la cava ovviamente, e il bypass è stato realizzato più a monte e sarà una scelta della provincia di Verona se ripristinare la sede diciamo originale della strada provinciale o se far diventare il bypass realizzato a monte la viabilità definitiva, ecco.